incontriamo delle persone che ci daranno degli spunti relativo a una specifica politica pubblica, e in questo caso abbiamo preso ad esempio una politica pubblica di quelle che oggi si suole dire divisive. Divisive fino a un certo punto, nel senso che c'è un'ampia maggioranza e una piccola minoranza, i quali però sono molto divise. Sono molto divise. Una politica divisiva, cioè il tema delle politiche carcerarie. Stefano Anastasia si occupa di carcere non solo come studioso da molto tempo, io direi forse più di 30 anni, quasi 30 anni. Sì. Come studioso? La prima volta che sono entrato in carcere era il 1988, quindi sono passati 35 anni. 35 anni e lo ha fatto sia come studioso appunto, ma anche come attivista, come militante, non so quale parola preferisci, nell'associazionismo che si occupa di carcere, ed è uno dei fondatori, il primo presidente, secondo presidente, il primo era Mauro Palma, di Antigone, che è un'associazione, forse l'associazione storicamente più importante che si è occupata di carcere in questi ultimi decenni. Come l'associazione Antigone ha fatto diverse battaglie, ieri parlando al telefono giustamente mi sottolineava che anche la figura che ricopre dal punto di vista istituzionale ora Stefano Anastasia, che è quella di garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, è una figura che è nata anche grazie all'iniziativa, alle battaglie di un'associazione come Antigone, prima non esisteva, è il ruolo che ricopre adesso, che appunto insomma, è la persona a cui si rivolgono i detenuti, immagino quando pensano che i loro diritti siano stati offesi, calpestati, o è mancante l'esercizio di un diritto, ed è anche una persona che per questo motivo in modo costante visita e conosce le carceri non solo di questa regione, è stato anche garante in Umbria, ma comunque ha visto le carceri del Regno, tutte quante penso, più o meno da su a giù. La cosa che gli chiediamo oggi, ma prima parleremo di un'altra cosa, vorrei chiedergli un'altra cosa legandoci all'ultimo incontro con Giovanni Moro, la cosa che vorrei riuscissimo a focalizzare oggi anche in relazione alle nostre lezioni è il tema di quello che accade quando noi abbiamo dei paradigmi appunto non scarsamente concilianti di una visione di una politica pubblica, e la questione del carcere e delle pene è una delle politiche su cui si confligge anche su una dimensione simbolica, no? Come dire, legge e ordine negli Stati Uniti è law and order, è un tema di campagna elettorale da sempre, no? Garantire la legge e l'ordine, sbattere in galera i malviventi, sono sempre stati una promessa elettorale generalizzata, e è sempre stato un terreno di conflitto che non riguarda solo tecnicalità specifiche, insomma, trasformazione del modo di organizzare le carceri, farle assomigliare di più ad altri modelli più o meno virtuosi di altri paesi, eccetera, eccetera, è stato un terreno appunto di conflitto simbolico. Quindi il punto per me è capire cosa accade quando agisce per trasformare anche in modo, come dire, incrementale, su piccoli segmenti di politica pubblica, quando si agisce, quando il paradigma che tu incarni è un paradigma che si confligge con altri molto forti. Quindi questo è un tema a cui poi vorrei arrivare. Però l'ultima volta noi ci siamo confrontati con Giovanni Moro, che Stefano Anastasia conosce, e mi aveva colpito di nuovo, io vorrei partire da un elemento biografico, cioè come si arriva a diventare, ancora giovani diciamo, a diventare militanti di un'organizzazione che si occupa di un tema del genere. E mi è venuto in mente perché nell'ultima occasione Moro ha messo in evidenza anche con i numeri della partecipazione alle associazioni di cittadinanza attiva come da un certo momento in poi in Italia ci sia stata la ritirata della politica, non abbia prodotto solo spoliticizzazione ma anche trasformazione dell'impegno da politico in associativo, tematico, perché in fondo è stato anche un po' il tuo di percorso. Si può fare un po' di storia biografica? Sì, nel senso che Stefano Anastasia è stato il più giovane membro della direzione nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana della storia d'Italia, quindi ha fatto parte diciamo di un percorso politico molto caratterizzato, è stato parte, voi siete veramente, quindi io sono nato negli anni 2000, quindi parliamo di un'era geologica fa, è stato parte di una grande organizzazione che poi si è
ritratta su se stessa, che ha un po' tagliato, come dire, delle ali interne all'organizzazione stessa, quando si è trasformata da Partito Comunista in Partito Democratico della Sinistra, e tu, come altri, hai finito sostanzialmente per lasciare una vita di partito per affrontare una vita di tipo associativo e tematico, che è una cosa completamente diversa da quella che si svolgeva in quel tipo di contesto. Quindi partirei da questo, cioè da quando, come dire, una società così politicizzata, così caratterizzata dall'impegno di partito, si fa quel passaggio, e poi che cos'era l'Italia degli anni 90, che via le cose che sono cambiate, sono modificate, quando tu hai cominciato a lavorare in quel contesto associativo. Io non dico più niente, ma intanto ti interrompo per fare qualche domanda. Ovviamente l'altra volta non l'ho specificato, anche voi interrompeteci ogni volta che ne sentite di esigenza e bisogno nel momento stesso, non aspettate la fine. Prego. Va bene, e avendomi riportato così indietro nel tempo, diciamo, cioè quando avevo 20 anni, appunto, e iniziava il mio impegno politico, e, posto che, diciamo, poi l'impegno associativo per me è ugualmente un impegno politico, poi, diciamo, noi possiamo metterci gli aggettivi che ci pare, diciamo così, però, diciamo, è un impegno su cose che hanno a che fare con la dimensione pubblica, no? Il vivere civile, eccetera. Io così pensavo quando ero ragazzo, e per questo, diciamo, non qui a Roma, bensì a Bari, dove studiavo, diciamo, mi sono avvicinato alla Federazione Giovanile Comunista, e così ho continuato a fare, cioè ho continuato a fare, anzi, quello che dico sempre, lo dico anche rispetto all'università e anche quello che faccio in Garante, cioè, poi alla fine ognuno riproduce se stesso ovunque si trova, diciamo, no? Quindi porta la sua vita e le cose che sa fare, le cose che conosce, e le rimette in circolo. Quel passaggio tra l'impegno, tra virgolette, di parte partito e l'impegno associativo, per alcuni di noi all'epoca, per alcuni di noi che venivano da quell'esperienza, è stato relativamente facile, anche perché c'era, ma questa veramente è archeologia politica che credo non mi interessi, perché ci fu all'epoca un tentativo di rinnovamento di quella organizzazione giovanile di partito, a partire dalla militanza su cose specifiche, cioè in qualche modo quella organizzazione giovanile di partito, prima di sciogliersi, aveva acquisito la consapevolezza che ci si muoveva verso, diciamo, una valorizzazione dell'impegno associativo, della mobilitazione su temi, su questioni, eccetera. Quindi era già un'organizzazione strutturata in questo modo. Quindi questo ha ovviamente facilitato molto tanti di noi che alla fine di quell'esperienza, invece di continuare a fare un percorso politico tradizionale nelle forme dei partiti, quelli molti che si sono succeduti, diciamo, a quel partito, hanno scelto di impegnarsi altrimenti. Io avevo iniziato a occuparmi di queste cose quando ero ancora, diciamo così, nella Federazione Giovanile Comunista, quando sono entrato in carcere la prima volta, appunto nel 1988, come vi dicevo, ci sono entrato perché mi occupavo di queste cose per la Federazione Giovanile Comunista, e quindi per me è stato, diciamo, naturale, non interessandomi il percorso, lo sviluppo che si apriva dopo l'89 in quella forma partito, in quei gruppi, eccetera, 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 per me è diventato naturale, come dire, seguire un percorso diverso, un percorso che è nato in qualche modo già lì, cioè, appunto, Antigone, l'associazione a cui faceva prima riferimento il professor Diretti, è un'associazione che è stata costituita nel 1991, che però ha alle spalle alcune cose. Ha alle spalle, e questo è un fatto
relativamente noto, perché se voi andate sul sito d'Antigone lo trovate scritto, diciamo. Ha alle spalle una rivista che fu pubblicata a metà degli anni Ottanta, che si chiamava appunto Antigone, che era diretta da Luigi Manconi, che è tuttora, diciamo, una figura, diciamo, abbastanza impegnata nel dibattito pubblico su questi temi, ed era edita e usciva forse addirittura con il quotidiano Il Manifesto, ed era una rivista che nasceva con il proposito di accompagnare la chiusura degli anni dei cosiddetti anni di piombo, diciamo, ecco, in modo particolare la legislazione. Avete presente la figura di Luigi Manconi, per caso? Qualcuno non la conosce? È possibile che non sia ormai... Va bene, per dire la tipologia, cioè ex dirigente di Lotta Continua, che era una grande organizzazione degli anni 70, da cui vengono diverse figure sia politiche che del mondo del giornalismo, sì. Cioè una di quelle organizzazioni a sinistra del PC che ha creato poi classe dirigente, mettiamo così, sì, abbastanza. E Manconi ha poi militato dopo Lotta Continua in diversi partiti verdi, quindi c'è un po'... Io tutta la filiera non me la ricordo. Verdi di S, sostanzialmente PD, insomma, questo è stato il suo sempre percorso. Sempre lavorando sui stessi temi. Però lavorando sempre su queste cose, cioè su giustizia, diritti civili, che è la cosa su cui lui ora presiede un'associazione, anche lui, non da ora, un'associazione che ormai ha anche quella più di 10 anni di storia, che è a buon diritto e che si occupa appunto di campagne sui diritti civili, dall'eutanasia legale alle condizioni di vita nelle carceri e quant'altro. E l'altra parentesi, scusa, ti interrompo di nuovo, chiudere gli anni di piombo voleva dire uscire da una dimensione di intervento legislativo e punitivo speciale che era nato negli anni 70, cioè per combattere il terrorismo e l'estremismo politico erano stati attuati al limite, diciamo, della... molto discutibile a volte dal punto di vista della legalità costituzionale, erano stati attuati dei dispositivi repressivi che avevano portato anche ad un uso spropositato della pena rispetto poi alle azioni effettivamente compiute, e c'era anche l'idea un po' politica di chiudere quella fase e di uscire anche dall'emergenza diciamo giustizialista, non so se ho riassunto di... Diciamo, questo è l'antecedente noto per cui l'associazione prende il nome, anche se non c'è una continuità diretta, prende il nome da quella rivista e da quell'esperienza, diciamo, più o meno, diciamo così, nasce da quella cultura. Però poi il gruppo che diede vita all'associazione, appunto, insieme con me c'era Mauro Palma, che ne è stato il primo presidente, che ancora, anche se diciamo in scadenza proprio in questi giorni, è il garante nazionale delle persone private della libertà da 7 anni, diciamo, da quando è stato istituito, diciamo, la figura del garante nazionale. E il gruppo che costituisce l'associazione si costituisce intorno a quella che in altri ambienti viene chiamata una battaglia di scopo, che era il tentativo di limitare i danni nella prima azione, diciamo così, di restringimento dei benefici penitenziari che erano stati apportati con la cosiddetta legge Gozzini. La legge Gozzini è questa legge che ha, diciamo, interpretato nel modo più avanzato possibile all'epoca, diciamo, le misure alternative alla detenzione, i permessi premio, le modalità, diciamo, di accompagnamento all'uscita delle persone condannate. È una legge del 1986. Nel 1990 si comincia a discutere della sua revisione, della sua restrizione. Quindi lì si costituisce un gruppetto, diciamo, di militanti, attivisti che in qualche modo si impegnano a come dire, argomentare con i gruppi parlamentari le necessità di resistenza a difesa della legge, e quel gruppo
quando poi ovviamente come molte delle nostre battaglie è stata perduta, diciamo, ecco, quando finisce questa cosa quel gruppo decide di dar vita a un'associazione, cioè di rimanere insieme e di continuare un percorso, e così nasce l'associazione Antigone, ecco, sostanzialmente nasce l'associazione Antigone, che appunto ormai ha più di 30 anni di attività, e che a partire dalla fine degli anni 90 realizza ha costituito un osservatorio sulle condizioni di detenzione, i cui componenti sono autorizzati alla visita degli istituti di pena e quindi alla valutazione, tra virgolette, sul campo della loro organizzazione e del loro funzionamento, e produce annualmente un rapporto sulle condizioni di detenzione. Quindi, diciamo, sì, il mio percorso, appunto, il percorso dalla politica politica alla politica associativa è questo, sostanzialmente, diciamo, sì, è un percorso in cui avevo iniziato a occuparmi di quelle cose, peraltro, diciamo, lì inizia anche il mio percorso scientifico, anche collaborando con un centro studi che si occupava di queste cose, che era il Centro per la Riforma dello Stato. E quindi il Centro per la Riforma dello Stato fa parte di una serie di centri studi dei partiti che cominciano a nascere negli anni 70 e 80. Il centro studi dell'area del PC, che è ispirato da un leader che ormai anche questo di nome si sente poco, un leader del PC che è Pietro Ingrao, che fu uno dei, diciamo, di quelli della vecchia dirigenza del Partito Comunista che più si interessava alle tematiche nuove, appunto, e usava il Centro per la Riforma dello Stato anche come luogo di discussione anche con altre forze politiche, intellettuali, partitiche, per discutere su temi sia che riguardavano la riforma dello Stato sia altre tematiche politiche pubbliche. Quindi era un altro, ed aveva una rivista che ancora esiste che si chiama Democrazia e Diritto, che è diretta da un professore del nostro dipartimento, che è Michele Prospero. Quindi chiudiamo il cerchio. E quindi, diciamo, appunto, io avevo iniziato questo percorso, diciamo, scientifico, quel percorso di impegno politico e civile, che poi appunto si è riconvertito nell'impegno associativo, che è stato, diciamo, sì, la mia principale ragione di impegno, sicuramente lungo tutti gli anni 90. Ovviamente ho dovuto trovare altri modi, diciamo, sì, per guadagnarmi da vivere, per sopravvivere, perché, diciamo, non è che le associazioni, soprattutto le associazioni neonate, diciamo, abbiano, diciamo, i mezzi per consentire a chi gli si impegna di sostentarsi. Quindi io continuavo una mia attività, ma in questo caso veramente, diciamo, principalmente, se non esclusivamente, di carattere professionale nell'ambito politico istituzionale, cioè ho lavorato in Parlamento per 9 anni facendo lavoro legislativo per gruppi parlamentari, e quindi così mi guadagnavo da vivere, e collateralmente facevo, principalmente il mio impegno era quello, appunto, era quello associativo con Antigone, diciamo, fino appunto a quando poi è nata questo percorso. E fare una domanda rispetto agli anni 90, la condizione carceraria negli anni 90 qual era? Cioè, qual era quando è iniziato, come dire, assiduamente in modo sistematico la ricerca di comprensione di quale fosse lo stato delle carceri, che poi era una delle prime cose che faceva Antigone, no? Produrre allora il nostro sistema conoscitive, il nostro, diciamo, sistema penitenziario cambia a partire dagli anni 90. Nel senso che ci sono due storie del sistema penitenziario italiano, c'è una storia del sistema penitenziario nella Prima Repubblica e c'è una storia del sistema penitenziario nella Seconda Repubblica. Sono veramente due repubbliche. Sono due repubbliche, diciamo, sì, ovviamente, sia per la popolazione, le dimensioni, le caratteristiche della popolazione detenuta e quant'altro, e sia dal punto di vista dell'attenzione e della sensibilità del mondo esterno. E ovviamente negli anni, a partire dagli anni 80, come sapete, il nostro paese diventa un paese
di immigrazione, fino allora non lo era mai stato, era un paese di emigrazione. E questo in carcere si vedeva perfettamente, fino a tutti gli anni Ottanta la popolazione detenuta nelle carceri italiane era fatta per l'80% di persone provenienti da quattro regioni italiane. È inutile che vi dica quali siano, diciamo sì. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L'80% della popolazione detenuta. Oggi noi abbiamo, ormai diciamo, il dato si è stabilizzato dopo il cambiamento che è avvenuto a partire dagli anni 90, noi abbiamo nelle carceri italiane il 30% di persone di cittadinanza non europea e abbiamo il 50% di persone che vengono da quelle quattro regioni. Quindi la quota riservata alle altre 16 regioni è sempre la stessa, è sempre il 20%. Che significa? Significa che nel corso del tempo, dal punto di vista percentuale, c'è stata una sostituzione della popolazione, appunto, delle persone di cittadinanza non italiana a una quota delle persone invece che provengono dalle quattro regioni del sud, dal punto di vista percentuale. Dal punto di vista invece sostanziale e quantitativo, cioè, in termini assoluti no, perché la popolazione detenuta è aumentata. Quindi in qualche modo il cambiamento che c'è stato è stato quello che sono entrati in carcere, si sono sommati a quelli che c'erano, una quota significativa di persone di cittadinanza non italiana. Questo è, diciamo così, intanto questo è un cambiamento, diciamo così, un cambiamento molto importante. Ed è un cambiamento questo che vediamo sulla presenza degli stranieri in carcere, che è innanzitutto effetto di questo cambiamento di dimensioni. Nel 1990, quando è stato approvato l'ultimo provvedimento di clemenza generale, quindi di amnistia e indulto, come previsto dall'articolo 79 della Costituzione, l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto della storia, diciamo sì, dell'Italia repubblicana, che teneva insieme le due cose, l'ultimo approvato con l'articolo 79 voluto dai costituenti, perché poi viene cambiato l'articolo 79 della Costituzione. In quel momento noi in carcere avevamo 30.000 persone e 3.000 persone erano in esecuzione penale esterna, affidamento in prova, detenzione domiciliare e quant'altro. 33.000 persone. Noi oggi abbiamo 60.000 persone in carcere, 60.000 persone in esecuzione penale esterna, 20.000 persone in cosiddetta messa alla prova, in misure processuali esterne, no? E in più si dice, ma questi sono dati che nessuno riesce a quantificare precisamente, si dice circa 70.000 persone in attesa di un provvedimento, no, già condannato. Okay. Ma siccome la legge stabilisce che per i condannati a pene inferiori ai 4 anni possono chiedere la misura alternativa prima di entrare in carcere, sono persone che hanno chiesto di poter accedere alla misura alternativa e il giudice deve decidere, quindi sono, in gergo vengono chiamati liberi sospesi. Dice tutto, diciamo. Quindi noi abbiamo al momento in Italia, se conti tornano bene, 210.000 persone o sotto controllo penale in carcere, fuori o in attesa di essere. Nel 1990 erano 33.000. Sette volte tanto. Questo è, diciamo così, è il cambiamento più grande, perché è chiaro che un cambiamento di dimensioni di questa natura cambia completamente anche la qualità, evidentemente, del tipo. E questo è legato, diciamo, a un cambiamento, intanto non è una cosa solo italiana, perché appunto, esattamente negli Stati Uniti, che sono stati, diciamo, nel mondo occidentale il paese che ha guidato, diciamo, in qualche modo la rincorsa all'incarcerazione a partire di un po' prima, dagli anni 70, si è passati appunto
da un tasso di detenzione di 100 detenuti ogni 100.000 abitanti, era il dato degli Stati Uniti della metà degli anni 70, che è più o meno il dato nostro attuale, noi abbiamo 100 detenuti ogni 100.000 abitanti, per avere una dimensione. Sono arrivati nel 2008, quando questa rincorsa si è fermata, sono arrivati a 700 detenuti ogni 100.000 abitanti. E in più, diciamo, sì, hanno anche loro visto crescere enormemente l'area della cosiddetta esecuzione penale esterna. Quindi è una tendenza generalizzata. Analizzando molto una delle cose che si dice degli Stati Uniti, che invece di investire nello Stato sociale hanno investito nello Stato securitario. Esatto. Per cui la composizione sociale di questi carcerati ha molto a che fare anche con la dimensione di reddito, insomma, appartenenza a minoranze etniche, immigrati, eccetera. Esatto. Quindi l'esperienza nostra è un'esperienza che risente, diciamo, sì, di queste tendenze, che sono sicuramente del mondo occidentale, quindi parlo Stati Uniti, Europa occidentale. Ed è una tendenza che ha visto cambiare radicalmente il modo di essere. Dal punto di vista, questo conta nella valutazione delle politiche, del modo, dell'atteggiarsi dei soggetti diversi, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa impressionante è che tutto questo è accaduto nel nostro paese, in un paese che invece aveva una tradizione di tolleranza e di clemenza nei confronti della violazione di legge. Straordinaria ed eccezionale, diciamo, straordinaria ed eccezionale, lo dico non in senso qualitativo, proprio, diciamo, come dato di fatto, per cui nella Prima Repubblica, fra il 1947 e appunto il 1990, c'erano stati 22 provvedimenti di clemenza generalizzata, ce n'era uno ogni 3 anni. Mediamente, diciamo, se ce n'era uno ogni 3 anni, significa che in ogni legislatura c'era un provvedimento di amnistia e indulto che faceva uscire dal carcere i condannati a pene brevi, mandava al macero i procedimenti penali per fatti minori, e faceva uscire dal carcere, riduceva la pena, l'indulto questo fa, diciamo, riduceva la pena di qualche anno a chi era ancora in carcere. Questo era, diciamo, sì, un elemento, diciamo, appunto, consolidato dentro l'esperienza italiana della Prima Repubblica, e, diciamo, sì, socialmente accettato, nel senso che le forze politiche che si orientavano in questo senso e che votavano questi provvedimenti generalmente con un consenso quasi unanime non pagavano alcun dazio dal punto di vista del consenso e dell'attenzione dell'elettorato. Non costituiva un problema, e nella cultura popolare italiana la figura dell'amnistiato e dell'indultato è una figura archetipa della commedia all'italiana. La commedia all'italiana è, diciamo, piena degli anni 50, 60 e 70, è piena di persone che sono appena uscite dal carcere perché c'è stato un provvedimento di amnistia e indulto, sono stati scarcerati, così credo che sia Gassman nell'audace colpo dei soliti ignoti. I soliti ignoti a febbre di cavallo. Esatto. Dove appena usciti dal carcere, diciamo, no? E questo era, diciamo, un dato consolidato. Questa cosa cambia radicalmente nella Seconda Repubblica. Qual è il motivo? Quali sono le ragioni di questo? Cos'è che rende? Allora, cosa rende questa situazione così radicalmente diversa? Secondo me, diciamo, ovviamente è una cosa che ha a che fare con il modello, tra virgolette, di tutela e delle prospettive sociali della popolazione, nel senso che in tutta la Prima Repubblica c'era una tendenza in qualche modo alla protezione sociale della cittadinanza,
che, diciamo, si in qualche modo garantiva la cittadinanza e per cui non nasceva, diciamo, sì, una propensione invece o una preoccupazione rispetto al fenomeno della vittimizzazione, all'esplosione dei reati, non so come dire. C'era una rete di protezione sociale che, diciamo, garantiva e verso cui era orientata anche la mobilitazione pubblica. Quindi i partiti dovevano rispondere su quella dimensione della protezione sociale, cioè la costruzione e l'affermazione di un, seppur sempre un po' sgangherato, stato sociale, diciamo, in Italia. Ecco, però questa cosa qui, cioè l'idea che ci si dovesse preoccupare dei cittadini, diciamo, dalla culla alla tomba, era una cosa che faceva parte del patrimonio comune, e le domande che dalla cittadinanza venivano nei confronti delle forze politiche erano verso questo tipo di protezione sociale. A partire dagli anni 90 cambia completamente il discorso pubblico su queste cose in Italia, cioè a partire dagli anni 90 inizia la stagione delle privatizzazioni, delle restrizioni, delle protezioni sociali, perché non ce lo possiamo più permettere, eccetera, 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 e inizia anche, diciamo, a parte, diciamo, le retoriche, diciamo, meritocratiche, che contano molto sulla materia di cui parliamo, no? Perché ovviamente, diciamo, chi ha commesso un reato non si merita certe cose, questo è il tipo di discorso che si viene ovviamente affermando. Ma a quel punto, nel momento della restrizione delle garanzie, nasce, diciamo, quella che chi di noi si occupa di queste cose chiama così, la guerra dei penultimi contro gli ultimi, cioè la guerra degli strati sociali, diciamo così, che hanno una minima condizione di benessere, minima, nei confronti di quelli che vedono come soggetti potenziali di pericolo. Il discorso pubblico contro gli stranieri in Italia è, diciamo, alimentato principalmente da questo tipo di preoccupazione, no? Non è un caso che è un discorso pubblico che trova la maggior quota di consenso nelle aree sociali in cui c'è, diciamo, sì, un insediamento, tra virgolette, di autoctoni, cioè di italiani, con condizioni di benessere più basso, perché sono quelli che avvertono il rischio e il timore. E quindi, diciamo, sì, la domanda di sicurezza viene trasferita dalla sicurezza che, diciamo, garantiva lo stato sociale, diciamo che lo stato sociale si pensava potesse garantire, alla sicurezza dal rischio, diciamo, della vittimizzazione, dell'arrivo dello straniero, del diverso, della esposizione al rischio criminale. Questa è la cosa che cambia, diciamo, in maniera più significativa. Poi certo ci sono tutte le specifiche normative che poi vengono adottate per gestire questo tipo di... Allora, quindi, diciamo, da una parte c'è il passaggio tra prima e seconda Repubblica, una spiegazione che tu dai che è quasi, come dire, dal carattere sociologico e psicologico, no? La richiesta di protezione cambia focus, anche perché c'è un discorso dominante di natura diversa, insomma, rispetto a quali siano appunto le caratteristiche della protezione che lo Stato deve offrire, e dall'altro cambia anche la popolazione carceraria, il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, ma dal punto di vista normativo, cioè nella gestione, poi nel passaggio tra 90, insomma, nel tempo, che cosa avete visto? Questo che cosa ha significato in termini di trasformazioni di gestione del carcere? Che da una parte aumentano i numeri, c'è una retorica securitaria che immagino incida anche nella produzione di politiche pubbliche, però dall'altro c'è anche, appunto, un associazionismo e un'organizzazione intorno alla questione del carcere molto più robusta, quindi ci siete anche voi, diciamo, no? Quindi cosa produce poi in termini di trasformazioni normative, di andare avanti, andare indietro, confliggere, trasformazione? No, appunto, gli anni 90 sono stati sicuramente, diciamo, anni in cui una serie di cose
si sono andate affermando anche in termini di valori, principi, innovazioni nelle politiche penitenziarie. Diciamo. Al termine degli anni 90, per dire, viene approvato il cosiddetto nuovo regolamento dell'ordinamento penitenziario, che offre delle opportunità in più, diciamo, sia alle persone detenute. Nel corso degli anni 90, per esempio, viene definita la normativa, al tempo ancora abbastanza rilevante, relativa all'incompatibilità con il carcere dei detenuti affetti da AIDS, perché eravamo ancora sulla coda della grande emergenza della diffusione dell'HIV nel nostro mondo, diciamo. Quindi ci sono una serie di queste cose, c'è quella norma a cui ho fatto riferimento prima, quella per cui si parla dei liberi sospesi, diciamo così, che è quella norma che decide di sottoporre l'esecuzione della pena a una valutazione prima se la persona non possa andare in alternativa di detenzione. Quindi ci sono ancora negli anni 90, per effetto sì della mobilitazione anche civile, dell'associazionismo e quant'altro, ci sono, diciamo sì, tendenze in qualche modo contrapposte. Da una parte, appunto, abbiamo la stretta è per esempio la modifica dell'articolo 79 della Costituzione, no? L'articolo 79 della Costituzione consentiva il provvedimento di amnistia e indulto in quella maniera seriale. Nel 1991 viene cambiato con la legge costituzionale. Oggi è più facile, diciamo sì, cambiare la Costituzione che adottare un provvedimento di amnistia e indulto, perché è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera su ciascun articolo nella votazione finale, una cosa che non è prevista per la modifica della Costituzione. Quindi si fa prima a cambiare l'articolo 79 della Costituzione che ad applicarlo, diciamo. Per dire, diciamo, quella cosa lì ha bloccato, diciamo, il 91 è ancora, come dire, c'è ancora i partiti della Prima Repubblica, quindi il riflesso securitario che si raccoglie della società. Sì, anche perché io penso che il cambiamento di sensibilità in realtà va, diciamo, leggermente predatato rispetto all'arrivo della Seconda Repubblica, e fu interpretato magistralmente dal leader della Prima Repubblica, che, diciamo, si interpretava in maniera preveggente la seconda, che era Bettino Craxi, il leader del Partito Socialista, che nel 1988, appunto, reduce da un viaggio negli Stati Uniti, torna in Italia e avvia la prima campagna, diciamo, esplicitamente, diciamo così, tra virgolette, di Law and Order, che fu la campagna per la revisione della legge sulla droga. La legge sulla droga, diciamo sì, compiutamente proibizionista e punitiva, italiana, eccetera, 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 viene approvata nel 1990 a seguito di una campagna condotta dal leader socialista Bettino Craxi a partire dal 1988. Parentesi, in America, questo è proprio un trasferimento di politiche e culture da un altro mondo a noi. Questa è una cosa su cui abbiamo pure lavorato insieme a tempo. In America è stata proprio avviata a cavallo degli anni 70-80 una politica pubblica che era proprio quella war on drugs, la guerra alle droghe, che si basava su due pilastri: la repressione interna dei consumi, che non era mai stata così, diciamo, sistematizzata, anzi, come succede negli Stati Uniti, aveva anche delle sacche di lassismo, perché è un paese federale in cui si fa tutto e il contrario di tutto a seconda che tu viva nel Nebraska, in California o a New York. E poi prese, come dire, una dimensione di politica estera, perché divenne uno strumento con cui interferire nelle zone dell'America Latina che producevano la materia prima per sintetizzare alcune droghe, cocaina, eroina, eccetera, eccetera. Divenne uno strumento anche per interferire in paesi in cui c'era quella paura che le guerriglie comuniste prendessero il sopravvento, quindi Colombia, Narcos l'avete visto su Netflix, quella roba lì.
a un certo punto, e diventa poi una macchina, una macchina anche che alimenta se stessa, cioè l'istituzione per sopravvivere deve trovare sempre nuove guerre alla droga da condurre, perché in quel modo, perché deve anche, come dire, mantenersi. Mi chiedo, siccome Craxi era uno che aveva avuto anche diversi dissidi con l'amministrazione americana, essendo noi membri della NATO, se quello fosse anche un modo di allinearsi forse all'idea che quella cosa è una cosa che gli americani volevano fare dappertutto, non lo so se c'era quello. Non lo so, diciamo che questo, perché in realtà Craxi avvia quella campagna. E c'è la collaborazione tra polizie, cioè siccome le mafie italiane sono parte del problema, e noi collaboriamo con gli americani sul fronte del rapporti delle polizie. E questo non lo so, perché in realtà Craxi, che fu capo del governo dal 1983 al 1987, era appena stato estromesso, diciamo così, dal ruolo di capo del governo. Quindi in realtà, diciamo, questa cosa la fa da una posizione, diciamo così, chiamiamola così, di opposizione interna al governo, diciamo, ecco, non era contento di essere stato estromesso dal governo, diciamo, e quindi avvia una campagna che ha una funzione, diciamo così, non tanto politico-istituzionale di rapporto fra gli stati, quanto invece di consolidamento del consenso interno. Mi chiedo anche questa una forma di accreditamento. Questo non lo so, però appunto questo è quindi il cambiamento in Italia, diciamo così, nel discorso pubblico viene già da queste prime esperienze, da questa campagna condotta appunto in nome della criminalizzazione per la sicurezza, con un uso diciamo in qualche modo strumentale anche del dolore delle vittime, perché per esempio centrale in questa campagna fu l'uso delle richieste di criminalizzazione dei propri figli fatte dalle madri coraggio di Napoli, diciamo, che erano quelle dei quartieri che contestavano, diciamo, no, il fatto che lo Stato nulla facesse, quindi veniva fatto in nome appunto di queste. Le famiglie, no? Distrutte dall'eroina, anche lì avete visto serie TV di Netflix fantastica, quella su San Patrignano, non so se vi capita di vederla, dall'idea proprio che c'è una richiesta di legge e ordine da parte di chi si trova coinvolto nella vicenda dell'eroina e pensa che lo Stato non stia facendo nulla. Certo. E San Patrignano ovviamente era un riferimento di questa di San Patrignano, quel tipo di esperienze comunitarie molto rigide, molto chiuse, ora, al di là di ogni altra considerazione, era un riferimento a questo tipo di proposta politica, diciamo, appunto, di vere e proprie proposte di legge e ordine. Quindi in realtà appunto questa cosa nasce un po' prima perché, diciamo così, è vero che di mezzo c'è stato l'89, quindi c'è la dimensione internazionale, diciamo così. Però diciamo, la crisi del sistema politico della Prima Repubblica era una crisi che era, diciamo così, in qualche modo già abbastanza avanzata, diciamo, appunto. E certamente Craxi, sotto molti punti di vista, anche su, per esempio, nell'esperienza della personalizzazione della leadership, che fino allora era inesistente, era uno che, diciamo, si guardava al modello che poi sarebbe stato il modello della Seconda Repubblica. Non a caso il, diciamo, l'inventore, il principale interprete della Seconda Repubblica, Silvio Berlusconi, aveva avuto un rapporto, diciamo così, politico, di consenso e anche di sostegno, diciamo, istituzionale molto forte con Bettino Craxi, diciamo. Quindi la prendo questa patente, no? Invece l'impatto della questione della droga sul carcere è un impatto centrale quasi, no? Certamente, perché ovviamente produce, soprattutto nei primi anni 90, quando inizia a crescere la popolazione detenuta, e inizia a crescere, diciamo, in maniera significativa proprio per la carcerazione dei consumatori di sostanze stupefacenti, perché questa legge prevedeva, prego, diciamo, prego, la possibilità del... Prego. Mi trovate fresco di qualche intervista a Craxi su YouTube. In queste interviste lui rivendica un rapporto molto forte col Partito Radicale in quel momento storico, eppure oggi il Partito Radicale è tra i primi promotori di
pene e alle pene detentive, cioè sia nei termini di cosa è sbagliato fare e quindi va in carcere per qualche motivo, sia di come si interpreta il carcere, no? Quindi mi chiedo a questo punto, cioè, il PSI come è descritto adesso, nonostante avessero rapporto col Partito Radicale, addirittura la doppia tessera, come mai erano promotori di questo tipo di aggravamento? Allora, nella storia della sinistra italiana, il Partito Socialista è stato, diciamo, sì, il partito più garantista rispetto al PC, che invece aveva una concezione, diciamo, sì, al limite della statolatria, diciamo. Quindi questo, la consonanza e il rapporto con i radicali ovviamente nasce anche da questa vicinanza. Dopodiché Craxi era un leader politico spregiudicato, non saprei dire in altro modo, diciamo. La prima liaison tra Craxi e radicali nasce rispetto proprio alle politiche di emergenza sul terrorismo. Sì. Lì c'è una consonanza fra Craxi e radicali. Perché, per esempio, Craxi è l'unico che contesta la linea della fermezza nel sequestro Moro, diciamo, esplicitamente contrario alla linea della fermezza, diciamo, nel sequestro Moro. Tutta la legislazione antiterrorismo, diciamo, sì, le resistenze dentro il quadro politico, diciamo, di maggioranza, di cui il Partito Socialista faceva parte, veniva senz'altro, diciamo, sì, dal Partito Socialista, che aveva una tradizione di questo genere. Però poi, diciamo, sì, appunto, ripeto, io penso, perché Craxi era, da questo punto di vista, era veramente un anticipatore. Lui capisce, diciamo, sì, che c'è la possibilità di produrre consenso intorno a una campagna di legge ordine sulla donna, e ci si butta a peso morto. Poi non lo so se le sue fossero intime convinzioni proibizioniste o non fosse, diciamo, una scelta, diciamo, sì, dichiarata di, appunto, conquistare il consenso che poteva conquistare attraverso una cosa di questo genere. Per darvi un'indicazione, insomma, proprio negli anni 90, per i teenager e i giovani come ero io, Craxi era quello che voleva incarcerare i ragazzini che si facevano una canna, e quindi diventava oggetto, e poi dopo altri, negli anni 90, oggetto di contestazione, una cosa che polarizza e che però gli porta anche un ritorno, perché i ragazzini protestano, ne fanno una questione di principi e di diritti, c'è una parte della società che lo segue invece perché non fa nessuna differenza tra, diciamo, il tipo di droga, c'è una retorica che non so se esiste nemmeno più, cioè che cominci con la canna, finisci con l'eroina, cioè c'è tutto un racconto attorno a quella contrapposizione che è molto presente negli anni 90, cioè è proprio un fattore, e appunto, e poi c'è questa dimensione di criminalizzazione dei consumi, c'è il lato poi che impatta sulle carceri. Certo. Dove lì c'è un passaggio, ma qui proprio entriamo nel dettaglio della storia, diciamo, della legislazione sulla droga. Infatti nel 93, diciamo, si tra i credo 14 referendum promossi dai radicali in quell'anno, diciamo, c'era anche un referendum che, diciamo, cancellava la diretta punibilità del consumo di sostanze stupefacenti. Parentesi storica, referendum cruciale, perché quello in cui l'Italia decide sostanzialmente di cambiare il sistema elettorale, di passare dal proporzionale al maggioritario. Lo ricordiamo soprattutto per quello. Io sì, non feci in tempo a votare. Io, appunto, a proposito del precariato, diciamo, sì, io invece facevo il presidente di seggio e, essendoci 14 consultazioni, fui pagato come referendum. Era una manna, perché ti pagano a referendum quando fai lo scrutatore, quindi è una corsa a fare lo scrutatore. 14 consultazioni era una cosa fantastica. E vabbè, comunque, a parte questo, però per capirci e per capire quanto, diciamo, il tema fosse un tema che dal punto di vista del consenso mobilitava, in quell'occasione tutti, cioè su 14 referendum 13 passarono all'80% contro il 20, compresa la legge elettorale, la soppressione dei ministeri che poi hanno restituito, eccetera eccetera eccetera, tutta una serie di cose. L'unico che passò per il rotto della cuffia fu il referendum sulla droga, perché, diciamo, sì, evidentemente
quella proposta, diciamo, repressiva che Craxi aveva interpretato aveva un suo consenso, che resisteva finanche in un referendum in cui tutti andavano a votare sì, a prescindere, perché si votava contro il ceto politico, contro il sistema politico, eccetera. Però su quello si faceva distinzione, eh? Ed è questo abbastanza impressionante. Quindi la droga conta tantissimo, lungo tutti, diciamo, appunto, lì c'è un primo momento, diciamo, con quel referendum in cui la punibilità diretta viene limitata, però poi in realtà, diciamo, come chiunque minimamente si avvicina a queste cose lo sa, poi alla fine la carcerazione per fatti di droga non viene dal fatto che una persona è dichiaratamente consumatore, eccetera, ma dal fatto che detieni un quantitativo che potrebbe essere ceduto ad altri. E quindi, diciamo, poi la legge sulla droga ha continuato a produrre, diciamo, carcerazioni, peraltro nel 2006 c'è stata la successiva legge, la cosiddetta Fini-Giovanardi, che, diciamo, era la legge che tornava sostanzialmente all'ispirazione originaria della legge del 90 e quindi tornava a punire in maniera... Il percentuale di incarcerazione era dovuta a quello, cioè esiste un terzo. O meglio, diciamo, sì, un terzo sono le persone che sono in carcere per violazione della legge sulla droga. Poi ovviamente a questo terzo ci va aggiunto tutta una quota di persone che non entrano in carcere per violazione della legge sulla droga, ma entrano in carcere per reati, diciamo, di predatori, come si dice, di approvvigionamento delle sostanze per potersi rifornire sul mercato illegale delle sostanze stupefacenti, furti, rapine, eccetera, che vengono fatte per potersi, no? Per poter acquistare le sostanze stupefacenti, quindi, diciamo, l'impatto può essere valutato anche come un impatto molto più significativo del 30%. Del 30%. Quindi questo sicuramente conta, ripeto, contano ovviamente il fenomeno migratorio, diciamo, il fatto che il fenomeno migratorio, diciamo, produce da una parte, diciamo. E sul fenomeno migratorio quanto conta, per esempio, il fatto, per esempio, delle persone che non conoscono il sistema, insomma, stanno in un paese che ha un altro sistema, altri meccanismi di funzionamento di alcune cose, non si conosce la lingua, non si ha accesso a avvocati di qualità. Quanto conta tutto questo? Questo ovviamente conta enormemente, nel senso che, anzi, quanto più, diciamo, i sistemi si fanno sofisticati e le opportunità, diciamo, si moltiplicano, penso per esempio all'opportunità di scontare pene all'esterno, diciamo, tanto più il divario tra chi è in condizioni di usare quelle opportunità per mezzi propri, per conoscenza, per assistenza legale, per relazioni familiari e sociali sul territorio, eccetera, e chi non è in condizioni di accedere a quelle risorse, diventa enorme, no? Per cui, appunto, per dire, ora una delle ultime riforme che è stata fatta dal precedente governo, la cosiddetta riforma Cartabia, prevede le sanzioni sostitutive appunto si sostituiscono al carcere sin dal momento del giudizio, quindi cancellando il fenomeno dei liberi sospesi. E sono sanzioni che possono essere applicate fino a reati con 6 anni di pena. Dopodiché, siccome il primo requisito di queste sanzioni è che uno abbia un domicilio giudicato idoneo da parte delle amministrazioni competenti, tutti coloro che non hanno un domicilio, non hanno un domicilio idoneo perché è un domicilio particolarmente degradato, o che magari sono autori di reati in famiglia, in cui le loro vittime sono in casa, eccetera, 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 sono tutte destinate. E, diciamo, per gli stranieri conta tantissimo il fatto di non avere strumenti di conoscenza del sistema legale, di tutela e protezione legale, oltre al fatto della loro condizione di irregolarità, perché gli stranieri che vanno in carcere sono nella stragrande maggioranza quelli irregolari. Sono irregolari, e quindi che significa questo? Significa che
sul mercato del lavoro italiano sono dirottati nel segmento, diciamo, tra virgolette, più povero e più esposto del mercato del lavoro, che è, diciamo sì, il mercato del lavoro illegale o criminale. Per tornare alla legge sulla droga, diciamo, lo spaccio di strada ormai lo fanno molte città italiane, lo fanno gli stranieri senza permesso di soggiorno, la cui, diciamo sì, una delle poche possibilità di inserimento occupazionale nel mercato illegale, perché loro legalmente non possono lavorare, diciamo, no? Nel mercato illegale una delle poche possibilità che hanno è quello, diciamo sì, di fare i terminali della filiera della distribuzione delle sostanze illegali, no? Oppure lavorare illegalmente nei campi, oppure lavorare illegalmente in edilizia, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono anche queste altre possibilità di lavoro illegale, diciamo sì, però ecco, queste sono le offerte, quindi ovviamente, diciamo, chi entra nel mercato del lavoro con uno svantaggio, un deficit, diciamo sì, di possibilità occupazionale, puoi avere anche la laurea, ma se non hai la capacità di fermare un contratto di lavoro perché sei illegale, fai quello che puoi fare, diciamo sì. Quello che puoi fare può essere anche il lavoro criminale, che tutti, diciamo sì, i lavori illegali, quello criminale di strada è quello più esposto, quindi meno capacità di contrattare hai sul mercato del lavoro e più sei indirizzato, diciamo sì, no? Al mercato del lavoro. Quindi questo, diciamo, ma questo vale appunto in termini generali, diciamo sì, il nostro sistema giudiziario è un sistema che, diciamo sì, ovviamente riproduce la disuguaglianza sociale. A seconda dei mezzi che tu hai, diciamo sì, non solo culturali ma anche economici per pagare una difesa adeguata, relazionali, sociali, eccetera eccetera eccetera, il tuo percorso può essere molto diverso tra essere destinato, diciamo sì, al carcere a scontare una pena anche per fatti tutto sommato minori, e invece la possibilità di avere un'alternativa al carcere, di scontare la tua pena in detenzione domiciliare, in affidamento in prova e servizio sociale o quello che sia. Quanto più si moltiplicano le opportunità, tanto più si alimenta la disuguaglianza. È un paradosso, diciamo, ovviamente, diciamo, dal mio punto di vista, diciamo, va benissimo moltiplicare le opportunità, cioè non vorrei mai, diciamo, sia un sistema che eguagliasse a ribasso, siccome non tutti riescono ad avere l'affidamento in prova e servizio sociale, ma andiamo tutti in galera. Non è, diciamo, il mio tipo di orientamento. Il problema è come consenti a chi ha meno mezzi di rappresentarsi meglio, e questa è una delle difficoltà più rilevanti, ovviamente, perché questo richiede, a proposito di politiche pubbliche, un investimento in questo campo enorme, sia in termini di un investimento nel sistema e nelle modalità di tutela dei diritti in campo giudiziario. Per esempio, una delle proposte fatte da Antigone molti anni fa, circa 20-25 anni fa, fine anni 90, e fu quella di istituire l'ufficio della difesa pubblica, che è un istituto che esiste in modo particolare nelle Americhe, sia del nord che del sud, ma nel sud è molto diffuso, cioè una magistratura della difesa, per cui le persone non abbienti, tra virgolette, possono essere rappresentate non dal difensore d'ufficio occasionale che fa due ore di difesa, o fa la difesa d'ufficio e non riesce a fare ad altro, diciamo così, o conta sulla retribuzione del gratuito patrocinio per avviarsi all'attività forense, come è nel nostro sistema, ma invece, diciamo, contare su dei magistrati della difesa. Se il diritto alla difesa è un diritto costituzionalmente garantito, perché non deve essere garantito dalle amministrazioni pubbliche? Quando noi tentammo di porre questo tema all'attenzione pubblica in Italia, ci fu immediatamente una legge di riforma della difesa d'ufficio che salvasse la difesa d'ufficio, con un accordo trasversale
strappo così di molti avvocati rappresentati sia nelle forze politiche di una parte che nelle forze politiche dell'altra, diciamo così. La difesa della corporazione, tra virgolette, degli avvocati fu ferrea, immediata, diciamo così. Però questo è un problema, diciamo, no? Pensate che, ora non è certo un esempio di questi tempi, di questi giorni molto difficili, ma in Argentina l'80% delle persone che vanno a processo sono difesi dalla magistratura della difesa. Poi ovviamente chi ha i mezzi, le risorse, per diciamo, scegliersi il suo avvocato, pagare il suo avvocato perché si fida di più del suo avvocato, si ricorre all'avvocato di parte, all'avvocato privato, diciamo, no? Certo. Però questa è una cosa che in Italia non si è praticamente quasi mai visto. Io faccio diciamo una mozione d'ordine, nel senso, io invece di fare la pausa finirei un po' prima, 15:45, andrei avanti. Io vorrei chiedere delle cose adesso di più sulla vita da garante, diciamo, potrebbe essere la serie TV, la vita da garante. Ma però se avete domande o questioni, diciamo, su questa parte, o anche di qualsiasi tipo, qualsiasi curiosità, avanzatele ora, prego. Io avevo una domanda relativa a un intervento che avevo fatto, se non sbaglio, di Vito in una delle ultime puntate di Radio Carcere, in cui parlava della possibilità di inserire il numero chiuso per le carceri. C'ero anche io in quella puntata. Sì, infatti. E mi chiedevo se nel caso in cui si decidesse di inserire il numero chiuso, come si proverebbe, diciamo, se non a far scontare la pena, ma comunque chi non riesce a entrare in carcere deve aspettare che ci sia il posto libero, oppure si pensano a delle forme alternative tipo la messa in prova? Questa cosa non... Allora, vediamo pure meglio cosa è la messa in prova, se io non so se tutti lo sanno. Allora, sono due cose diverse. Intanto la messa alla prova e l'affidamento in prova. La messa alla prova è una misura processuale. Nel corso del processo la persona che è sottoposta a processo può chiedere di essere messo in prova. A quel punto il processo viene sospeso e lui viene affidato, diciamo, sia un programma dei servizi sociali. Se l'esito, se l'esito della messa alla prova è positiva, il processo viene chiuso e quindi tu ti liberi anche, diciamo, dal fardello di una condanna passata in giudicato. L'affidamento in prova al servizio sociale invece è una cosa che interviene quando, una volta che uno è stato condannato, diciamo così, no? E quindi può essere condannato al carcere, oppure se la pena è inferiore ai 4 anni può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale e quindi svolgere un'attività. C'era appunto il sopracitato Berlusconi, quando effettivamente è stato condannato per uno dei tanti processi a cui è stato sottoposto, ha scontato la pena in affidamento in prova al servizio sociale, andava in una casa di riposo per anziani. È diventato anche il mattatore delle anziane signore. Ah sì, 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 certamente, è diventato l'animatore della RSA di Cesano Boscone. Diciamo. E, vabbè, insomma, ma questo per dire, la proposta del numero chiuso, diciamo, è una proposta di cui anche io mi faccio, diciamo, frequentemente portavoce, anzi, diciamo, ormai, diciamo, è diventato il mio principale obiettivo, nel senso che nel nostro paese si parla da sempre, appunto, dagli anni 90 sicuramente, cioè da quando il carcere ha cominciato a crescere in maniera significativa, si parla sempre della necessità del carcere come extrema ratio, no? Perché prima bisogna vedere se si possono trovare altre soluzioni, altre modalità di esecuzione della pena, eccetera, eccetera. E poi invece abbiamo visto il carcere crescere sempre, diciamo. Allora, come si fa, diciamo, sì, ad affermare questo principio dell'extrema ratio? Io credo che l'unico modo per affermarlo è fare come, per esempio, è stato fatto in Germania. Ci sono alcuni paesi che hanno proprio il numero chiuso, ma sono soprattutto paesi nordici, Norvegia, Finlandia. Ci sono, in Germania per esempio è stata la Corte Costituzionale che ha affermato il principio del numero chiuso. Di fronte a un detenuto che reclamava perché le sue condizioni di detenzione erano contrarie al senso di umanità, diciamo, perché in condizioni di sovraffollamento, prima una Corte federale e poi la Corte Costituzionale tedesca hanno detto
di fronte alla violazione della dignità umana la pena si deve fermare. Viene prima la dignità umana e poi l'esecuzione della pena. Quindi quella pena può restare sospesa fino a quando lo Stato non è in condizione di eseguirla in condizioni dignitose. Questo che cosa significa? Significa appunto che in un sistema penitenziario c'è già un'indicazione del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura riferito ai singoli istituti di pena. Il Comitato Europeo dice che ciascun istituto dovrebbe stabilire un numero massimo di capienza. Una questione, l'abbiamo toccata, non so se facciamo in tempo. Dietro tutto, come dire, da una parte la retorica securitaria che diventa un arco elettorale, dall'altra però noi siamo in una dimensione sovranazionale in cui l'espansione dei diritti umani e le corti europee in realtà vanno in direzione opposta. Esatto. No? Cioè, noi abbiamo anche un elemento non secondario dell'intervento delle corti europee a modificare l'assetto. No? Ma infatti diciamo il tema del sovraffollamento in Italia viene posto, esplode, diciamo, attraverso due sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani. Una sentenza del 2009, la cosiddetta sentenza Sulejmanovic, in cui un signore, appunto Sulejmanovic, io poi l'ho anche conosciuto, un giorno l'ho incontrato, molti anni dopo, l'ho incontrato a Regina Celi, e mi ha detto, e mi ha detto, io ho vinto alla Corte Europea dei Diritti Umani, e ho detto come? E mi ha detto che si chiamava Sulejmanovic, e ho capito che era lui, diciamo, che essendo stato in una cella sovraffollata nel carcere di Rebibbia aveva fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, e la Corte Europea dei Diritti Umani gli aveva riconosciuto un indennizzo per un trattamento inumano e degradante subito nel carcere di Rebibbia. Dopo questa decisione del 2009, e qui appunto le associazioni e il loro ruolo, le associazioni hanno, diciamo, e gli avvocati hanno moltiplicato i ricorsi alla Corte Europea. Manuale di dente e risorse legali. Io personalmente all'epoca avevo finito la mia esperienza, perché nella mia esperienza, questo non l'abbiamo detto, sono stato anche 2 anni al Ministero della Giustizia come capo segreteria dell'allora sottosegretario alla giustizia, che era sempre il medesimo Manconi di cui abbiamo parlato prima. Quindi avevo finito quell'esperienza, ero tornato nell'associazione e mi ero inventato questo. Scusa, anche qui sliding doors, questa volta della società civile, anche quello presente nel manuale. e quindi ero tornato, diciamo sì, a impegnarmi nell'associazione. E mi ero inventato questa figura del difensore civico dei detenuti per l'associazione Antigone, e quindi, essendoci stato il caso Sulejmanovic, io personalmente ho sottoscritto almeno 400 ricorsi alla Corte Europea in altrettanti casi di violazione dei diritti umani. Cioè, nel 2013 arriva la sentenza Torreggiani, diciamo un altro caso, il signor Torreggiani era uno che invece stava a Busto Arsizio insieme ad altri 6, fanno ricorso per la stessa ragione. La Corte Europea dei Diritti Umani in questo caso non solo dà ragione a Torreggiani e agli altri 6, ma adotta una procedura che è la cosiddetta procedura della sentenza pilota, in cui, siccome il fenomeno che viene giudicato non è un fenomeno singolare, episodico, individuale, ma è un fatto sistemico, il governo viene sostanzialmente sottoposto a una procedura di monitoraggio perché adotti, diciamo, entro un tempo ragionevole delle politiche volte a contenere, diciamo, a cambiare la cosa di cui si discute, in questo caso il sovraffollamento penitenziario, cosa che, diciamo, accidentalmente è successo in quel periodo. Non è la domanda, appunto, il numero chiuso, però uno potrebbe reagire da un'altra ottica, un altro paradigma, perché dire aumentiamo il numero delle carceri, no? Puntiamo a questo. Sì, certo, c'è anche questa possibilità, quindi difatti questa è una questione da scegliere. Questo è stato, diciamo, delineato in maniera esemplare, questa alternativa, dalla decisione dei giudici federali della California in un caso di un ricorso collettivo di detenuti californiani che contestavano appunto la violazione della dignità umana nelle carceri californiane, e i giudici federali intimano al governo della California di adottare una politica di scarcerazione. All'epoca la California aveva 150.000 detenuti,
noi ne abbiamo 60.000, così giusto per dare una dimensione. La California sono 35 milioni di abitanti, come se fosse il doppio, quindi... No. Ecco, e aveva 150.000 detenuti, e il giudice federale gli dice, siccome voi, diciamo così, non sarete mai in condizioni, in tempi rapidi, di garantire 60. Non solo una capacità di istituti, cioè la costruzione delle carceri, ma anche, diciamo così, l'assunzione di personale necessario a gestire quegli istituti in modo tale che non siano violati i diritti umani, allora risparmiate sugli istituti penitenziari e con una spesa di molto inferiore potete mettere sul territorio le persone condannate per reati minori. Questa è proprio la cosa che dice lei, insomma, sostanzialmente la cosa migliore è quale allora? Pene alternative? Numero chiuso, pene alternative. Il problema è che nella nostra esperienza le pene alternative si sono rivelate, diciamo così, passatemi l'espressione, l'ho usata già nelle cose che ho scritto, quindi si sono rivelate pene alternative alla libertà, cioè quella quota di devianza minore che il sistema non riusciva a gestire e che quindi sostanzialmente finiva in libertà, no? In mancata punizione, eccetera, 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 oggi invece vengono, diciamo così, tutte effettivamente eseguite in alternativa. Cioè domiciliari, qual è la... Sì, sono i domiciliari prevalentemente, se no appunto l'affidamento in prova, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre non sono state alternative di detenzione, cioè non hanno ridotto il numero delle persone. Allora, come si fa a invertire questa cosa? Si fa stabilendo un principio, cioè che la violazione della dignità umana non è mai consentita e quindi se l'istituzione non è in condizione di garantire un trattamento dignitoso della persona, deve rinunciare alla punizione. Rinunciare alla punizione significa rinunciare alla punizione in carcere, non in assoluto rinunciare alla punizione. Significa che tu puoi ammettere a una misura alternativa la persona che non puoi tenere in carcere. È chiaro che questa cosa obbliga a una scelta, perché questo significa che il sistema non può contenere tutti. E io lo dico non solo rispetto agli spazi con cui siamo abituati a discutere a partire proprio da queste decisioni della Corte Europea dei diritti umani, no? Non ci sono spazi sufficienti per le... Non sono solo gli spazi, perché il sistema richiede spazi, risorse, persone. Per dire... ancora oggi, per esempio, di nuovo sui giornali locali, quindi cosa di cui non si accorge nessuno, ma io devo vedere per forza, no? La costruzione di un nuovo padiglione dentro il carcere di Viterbo, altri 200 posti. Okay. Ora questo governo... Quello di Mamma Gialla. Esatto. Questo governo si sta rivendendo, ma se l'ha rivenduto anche quello prima e anche quello precedente, e risale a 3 governi fa, diciamo, ma è sempre la stessa cosa, ogni tanto diciamo, qualcuno si rivende. Il problema non sono i 200 posti, il problema sono 200 posti significano quanto personale penitenziario, di polizia ed educativo c'è bisogno per gestire 200 persone in più, quanto personale sanitario c'è bisogno per gestire 200 persone in più, e nessuno ha parlato con l'amministrazione regionale per la sanità, per come deve potenziare quelle cose. Allora, quando io dico numero chiuso, significa che di ciascun istituto uno dovrebbe vedere, diciamo sì, che risorse ha in termini di spazio, in termini di personale, su quello decidere io quindi posso tenere 300. Sì, che significa tenere 300? 300 significa che io, se mi arriva quello in più, diciamo, qualcuno, evidentemente un giudice, deve decidere chi, diciamo, se quello è autore di un reato particolarmente grave, chi esce degli altri, diciamo. Questa. Ma se non si passa attraverso un principio di questo genere, il rischio della violazione della dignità umana è sempre lì, diciamo, no? Perché, come dice, questo lo dice, diciamo, brillantemente nelle sue memorie, diciamo, l'attuale direttore del carcere di Milano di San Vittore, Giacinto Siciliano, dice: noi siamo l'unica istituzione che non può rifiutare. Quindi quando una persona viene, diciamo sì, scacciata per ogni dove, diciamo, e nessuno sa più chi se lo può prendere in carico, qualcuno lo porta in carcere e noi non possiamo dire di no. Ecco, io penso che invece l'istituzione penitenziaria debba poter dire di no.
cioè debba poter dire io non sono in condizione di tenere questa persona in più, che non significa, diciamo così, non eseguire la pena, significa che se il reato è grave va in alternativa, scusate, se il reato non è grave va in alternativa alla detenzione, se il reato è grave un giudice deve decidere chi, diciamo, gli lascerà il posto. Ecco, questa è l'unica possibilità perché quel principio dell'estrema ratio sia un principio. Domande, questioni? Prego. Sì, non c'entra molto con questo, però è che ultimamente è uscita appunto una notizia su questo detenuto che aveva commesso il omicidio nel 2017, è stato rilasciato da poco perché aveva raggiunto una stata di obesità. E premetto che non mi sono documentata moltissimo, però mi piacerebbe sapere la sua opinione in quanto esperto in termini di dignità umana, diritti del detenuto, quindi cosa ne pensa lei su quanto appunto deciso. Ma allora, questo è un appunto, proprio in virtù di quei principi di dignità umana e quant'altro, il nostro sistema diciamo giuridico nel suo complesso prevede che sia sempre possibile la sospensione della pena per motivi di salute, perché la salute della persona è, diciamo così, un diritto che, come nel caso diciamo, tedesco di cui dicevo prima, viene prima rispetto al legittimo interesse della comunità di un'esecuzione della pena. Quindi se la condizione di detenzione è, diciamo così, pericolosa per la salute della persona, quella esecuzione della pena, diciamo così, deve essere sospesa. Poi in realtà la cosa che ormai è andata più in voga, diciamo, negli ultimi 15-20 anni, è quella della, non semplicemente della sospensione della pena, ma quella della sospensione attraverso la trasformazione in una misura alternativa. Questo perché ovviamente la pena sospesa è una pena che poi nel momento in cui le condizioni di salute dovessero cambiare ricomincia, quindi la persona magari è stata sospesa nella pena per 10 anni, dopo 10 anni ricomincia avendo da fare ancora tutto quello che aveva da fare 10 anni prima, diciamo. Quindi in questa cosa c'è stato un bilanciamento, chiamiamolo così, delle esigenze di sicurezza e di esecuzione penale, diciamo, con gli interessi delle persone che avevano la pena sospesa. Quindi invece di avere una pena totalmente sospesa, hanno una pena sospesa nella forma della detenzione domiciliare, della detenzione in un luogo di cura e quant'altro. Quindi questo è, ed è un principio, ovviamente, dal mio punto di vista, un principio sacrosanto dell'ordinamento, diciamo sì, quello che in condizioni, diciamo sì, di pericolo per la salute della persona, perché i casi sono questi, cioè quando la persona è in tali condizioni di salute per cui il fatto di essere costretto in carcere potrebbe essere pregiudizievole rispetto anche all'intervento, diciamo sì, di estremo soccorso se gli succede qualcosa. Caso della persona, una persona che credo sia un grande obeso, diciamo, con problemi che nel caso in cui gli si debba prestare un immediato intervento, eccetera, rischia di morire lì, diciamo, prima di poter. Il punto è che non importa qual è il reato che hai commesso, se stai in quella condizione, sei in quella condizione. Sì, questo è il principio, poi nella pratica ovviamente è molto diversa, perché condizioni di questo genere sono stati, per esempio, diciamo, abbastanza frequenti, al di là del caso Cospito di cui molto si è discusso, diciamo così, però per detenuti in 41 bis e lì la sospensione della pena per motivi di salute, insomma, ci pensano molte volte i giudici prima di darla, perché comunque deve essere decisa dal giudice, no? Ci sono stati casi anche, diciamo così, di alcuni dei più famosi capi mafia, diciamo, che hanno avuto condizioni di salute particolarmente gravi, credo, mi ricordo in modo particolare forse Provenzano, diciamo, non so se Rina, diciamo, però hanno avuto condizioni di salute particolarmente gravi, ma non sono stati ammessi alla sottrazione di pena per motivi di salute. Altre domande, questioni? Io ho una curiosità. Sì, prego. No, comincio. Ultimamente si sta parlando di utilizzare un nuovo decreto legge sulla sicurezza
ed è emerso anche a livello propagandistico di voler mettere in detenzione coloro, le famose corteggiatrici della zona di Milano, anche se incinte, quindi se anche esclusi la gravidanza. È una cosa effettivamente possibile o è solo propaganda elettorale, diciamo? Cioè è una cosa che effettivamente possono fare nonostante lo stato di gravidanza? Sì, è una cosa che sicuramente si può fare, nel senso che è una norma di legge quella che loro propongono di cambiare, diciamo, che in questo caso addirittura una norma di legge che risale al codice penale del 1930, che prevede appunto la sospensione obbligatoria, quindi senza valutazione di giudizio, sospensione obbligatoria della pena per le donne incinte o per le madri di prole fino a un anno di età. Quindi questa è la cosa su cui voglio intervenire, e farla diventare una sospensione facoltativa, per cui è il giudice che decide sulla base del rischio della reiterazione del reato se questa pena deve essere sospesa oppure no. E qui diciamo, è la stessa questione, diciamo, sì. Il problema è se noi poniamo dei limiti al potere punitivo, cioè per cui pensiamo che ci sono delle condizioni particolari per cui il potere punitivo deve fermarsi, quindi la pena che deve essere eseguita verrà scontata quando il bambino compirà un anno, insomma, questo è, no? Oppure no. E peraltro la cosa un po', diciamo, paradossale ora è che io personalmente le ho viste le donne incinte in carcere, i bambini con meno di un anno, perché qui in questo caso si parla della esecuzione della pena, quindi quando le donne sono già condannate. Ma in fase cautelare, cioè se una la famosa borseggiatrice, diciamo, incinta, la famosa borseggiatrice incinta viene fermata dalla polizia e sottoposta a procedimento penale, in fase cautelare già è possibile metterla in carcere. Quindi questa è già oggi è possibile. Quindi, appunto, ripeto, io le ho viste, diciamo, con i miei occhi, diciamo, e ci stavano perché erano state arrestate in fase cautelare. E in fase cautelare è possibile arrestarla e portarla in carcere. Quello che discutiamo è la fase esecutiva, cioè dopo che uno è stato condannato, se deve essere portato in carcere in stato di gravidanza o con un bambino di meno di un anno. Qui, diciamo, appunto, il problema è sempre quello, diciamo, secondo me, cioè se ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare. Ovviamente poi si può discutere di tutto, anche di che cosa stiamo parlando, di quali sono i reati specifici. Cioè, io tendenzialmente, appunto, oltre che al principio di estrema ratio fino al numero chiuso, io penso che il carcere sia una pena sproporzionata per i reati non violenti. Cioè, non mi farebbe piacere se mi rubassero le mie cose, quindi, cioè, non sarei un uomo felice se diciamo, fossi vittima di borseggi, furti, eccetera, eccetera. Dopodiché un conto sono le sottrazioni di cose, un conto è la carcerazione, perché la carcerazione è una pena a prescindere dal fatto che possa esserci violenza intenzionale. Qualche volta c'è violenza intenzionale, ma io parto dal principio che, diciamo, se il sistema funziona bene, le persone non sono violente, diciamo, nessuno mena nessuno, e quindi, no? Così speriamo che sia. Ma la costrizione in carcere, cioè la privazione della libertà, è una pena, diciamo così, in sé intimamente violenta, perché è una costrizione della persona umana che la persona umana avverte, diciamo, non è che non l'avverte, poi puoi decidere di fare pace con questa cosa e accettarla, diciamo così, e non ribellarsi, e non contestarla, e non fare casino, eccetera, eccetera, eccetera. Però la pena detentiva è una pena in sé, diciamo così, violenta, che ha una latenza di violenza. Quindi io penso che la pena detentiva, per cose che, diciamo così, non hanno reati, che non hanno una natura violenta, non dovrebbe essere, neanche dal punto di vista di giustizia, diciamo così, si giustifica, diciamo così, una reazione così violenta per un fatto che obiettivamente violento non è. Appunto, poi le pene sono infinite, le possibilità di esecuzione. Prego. A proposito proprio di questo, volevo chiedere a quando la giustizia riparativa e poi anche la questione dei codici identificativi e dei penitenziari. Allora,
la giustizia riparativa è, non so chi ne sa qualcosa, è un'altra cosa appunto che ora è stata formalizzata dentro il nostro ordinamento, diciamo, a partire dall'ordinamento per adulti, dalla cosiddetta legge Cartabia, la riforma Cartabia, che prevede appunto la possibilità di avviare percorsi di riparazione da parte degli autori di reato, in qualche caso, quando ovviamente ve ne siano la possibilità e la parte, diciamo, offesa sia disponibile, anche attraverso forme di mediazione tra autore e vittima di reato. È una modalità, diciamo, di composizione del conflitto che è emerso nella commissione del fatto di reato, che nasce come una modalità alternativa alla giustizia tradizionale. Se dobbiamo dare degli aggettivi, io uso generalmente questi aggettivi, diciamo, sì, la giustizia autoritativa e la giustizia tradizionale, quella che si affida all'autorità del giudice, che decide chi ha torto e chi ha ragione, punto, no? E condanna chi deve essere condannato. La giustizia riparativa, oppure ora ce ne sono molte altre edizioni, da ultimo, diciamo, a partire dal caso, dal racconto di un'esperienza di composizione in un caso di abuso e violenza sessuale, si parla anche di giustizia trasformativa. Io parlo di giustizia relazionale, cioè una giustizia che nasce nella relazione tra le persone o tra la persona e la comunità, eccetera. E sono, diciamo, appunto in questa idea, diciamo, sì, di un'alternativa alla giustizia autoritativa, io credo che siano cose interessanti, a condizione però sempre di, diciamo, per un verso, di garantire alla persona indagata, imputata, accusata, di potersi difendere da qualche parte, perché il rischio di queste forme di giustizia è che poi vengano meno quei presidi di difesa e di garanzia personale. E per altro verso il fatto che siano cose veramente alternative alla giustizia punitiva. A me questo, diciamo, mi lascia un po' perplesso anche della riforma Cartabia, il fatto di aver inserito la giustizia riparativa dentro il sistema della giustizia autoritativa. Perché la mia, diciamo, incertezza deriva dal fatto che in qualche modo la giustizia autoritativa distribuisce le parti e ciascuno nel processo assume una determinata funzione, un ruolo, ha una prospettiva, sa che cosa può vincere o cosa può perdere, essere condannato. E io penso che questa dimensione alteri le capacità, come dire, comunicative, dialogiche, relazionali, che dovrebbero essere alla base della giustizia riparativa. Quindi temo che una cosa come questa, messa dentro il sistema di giustizia penale tradizionale, non possa svilupparsi come invece potrebbe essere se fosse una cosa totalmente indipendente, diciamo, che si svolge a partire da pratiche di composizione di conflitti nel territorio, nelle comunità, diciamo, fuori, diciamo, sì, dal sistema di giustizia. Questa è la mia riserva, poi vedremo, diciamo, cosa ne succederà. Il codice identificativo è, diciamo, una misura adottata in tantissimi posti civili, sia per la polizia nelle carceri, sia per la polizia fuori dalle carceri, durante le operazioni. Tantissimo per Genova 2001, perché esatto, più la discussione. Esatto, esattamente. Ci trovavamo a tutte le parti. Nel caso specifico del carcere, per esempio, il caso più noto, che è il caso di un paio d'anni fa di Santa Maria Capua Vetere, credo che la metà, due terzi degli agenti che sono stati impegnati nell'azione di polizia dentro Santa Maria Capua Vetere non sono stati identificati e non sono a processo. Il problema qui è, diciamo così, per dire, gli attori che sono nel campo di questo campo di politiche, è che le resistenze da parte delle forze di polizia, da parte del personale di polizia, delle organizzazioni sindacali, sono fortissime, e la politica rispetto a questo tipo di resistenze si tira indietro, non è capace di avere un,
diciamo, tra virgolette, un conflitto con queste forze polizia. E quindi questo fa sì che appunto il nostro paese continua a non avere, diciamo, il codice identificativo. 15:52, a questo punto arriviamo alla fine, ma altre domande? Prego. Io ho letto il suo libro sul populismo penale e alla fine del volume diciamo che mi sembra una domanda filosofica, ovvero se in qualche modo nel periodo storico in cui viviamo, in cui va sempre più verso un'ottica punitiva, ci sono appunto degli spiragli volti sempre più verso la riabilitazione, come ad esempio l'eccezionalismo scandinavo, cioè in qualche modo una possibilità? E non lo so, francamente non lo so, diciamo ora al di là dei contesti nazionali, perché anche queste distanze tra l'Europa del centro, del sud e il nord, diciamo, sono distanze che vanno un po' attenuandosi con il tempo. E peggiore anche lì, perché per esempio lì la questione migratoria è una questione che, diciamo, si pesa tantissimo negli orientamenti pubblici, politici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non so se ci sono queste differenze. Penso che, diciamo, la questione penitenziaria non può essere, diciamo, si tirata fuori dal modello sociale più complessivo, diciamo, quindi da una offerta politica che ha a che fare a tutto tondo con i bisogni della cittadinanza. Quindi, diciamo, per sottrarsi all'uso populista del diritto penale bisogna avere, diciamo, sì, un'altra proposta politica che sia soddisfacente su un altro versante, cioè che consenta di rinunciare al capitale simbolico che il diritto penale ha, perché il diritto penale ha un capitale simbolico straordinario, perché riproduce infinitamente il rituale del capro espiatorio. Il rituale del capo espiatorio, anche del padre di famiglia che punisce. Esatto, è un fondamento antropologico delle nostre società, cioè il fatto di trovare chi, diciamo, essendo sacrificato, diciamo, si toglie i peccati del mondo, no? Come si dice anche nei nostri riti. E quindi è una riserva simbolica straordinaria. O si è in grado di rispondere alle domande, diciamo, sociali che sottendono la questione, diciamo, tra virgolette, della sicurezza in altro modo, o altrimenti la forza del penale sarà sempre una cosa difficile da costringere, diciamo. E certamente non ce la si cava, diciamo, con le ottime ragioni, diciamo, sì, delle buone intenzioni garantiste, umanitarie, come quelle mie, diciamo, è una dura battaglia di resistenza. Altre domande? Interventi? Io posso fare una domanda, cioè, come non è la stessa cosa subire un intervento chirurgico in una regione d'Italia o in un'altra, lo stesso verrà per le carceri, ci sarà un trip advisor delle carceri, c'è una tale distinzione, cioè il problema è, cioè, scontare la pena da una parte, ho meno diritti che scontarla da un altro. Tu che ne hai visti tante di carceri, che come si fa? Cioè, intanto come si fa a eliminare questa differenza tra un carcere e l'altro? Non credo che sia eliminabile, diciamo. Temo che non sia eliminabile. Ricordo che quando abbiamo fatto il primo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, l'editore dell'epoca, Alberto Castelvecchi, ci propose di fare la graduatoria delle carceri con i simboletti, i manganellini, diciamo, quindi diciamo, più manganellini, diciamo. Ci proposi di fare questa cosa che poi noi non facemmo, diciamo, questa graduatoria delle carceri. E dopodiché, allora, il sistema penitenziario si basa su un'enorme quota di discrezionalità della dirigenza e del personale sul posto. Che essendo un sistema chiuso, cioè certo io posso entrare, però io non è che posso entrare contemporaneamente nelle 14 carceri del Lazio, nelle 6 REMS, nel... Quante sono le carceri in tutta Italia? Sono 190. Diciamo, quindi mai potrà essere continuamente sotto osservazione. C'è un livello di discrezionalità importante, diciamo, determinato anche dalla contingenza, da chi c'è, chi non c'è, il personale e quant'altro, diciamo. Quindi questa discrezionalità può
si cerca sempre di limitarla, ma è difficile limitarla, e peraltro in molte circostanze diventa funzionale, per cui non è una leggenda metropolitana, esistono delle carceri tra virgolette più adattive in un posto rispetto a un altro, per esempio carceri più rigorose e carceri meno rigorose, e quindi in questa distinzione l'amministrazione penitenziaria sa che il detenuto che dà problemi di ordine e sicurezza è meglio mandarlo nel carcere più rigoroso, quindi diciamo se fossero tutti uguali non gli tornerebbe utile, quindi ci sono queste differenze e sono anche funzionali. E poi c'è un'enorme differenza che dipende dal contesto esterno. Il carcere, diciamo, trattamentale per eccellenza, quello bellissimo, eccetera, 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 di cui si parla sempre, che è il carcere di Bollate a Milano, non è che se lo rifai tale e quale a Catanzaro ti viene uguale, perché devi avere fuori Milano, le risorse di Milano, la disponibilità della società civile di Milano a lavorare nel carcere, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, no, cioè, non conosco abbastanza la realtà di Catanzaro per dire che quella non sia una cosa così, però così a naso, diciamo, sì, intanto c'è un'enorme differenza tra nord e sud su queste cose, fra aree metropolitane e aree non metropolitane, no? Perché sono diversi contesti territoriali, i contesti territoriali contano enormemente sulle risorse, cioè sul fatto che si possa fare meglio in carcere, diciamo, sul fatto che si possa fare meglio, perché se hai un contesto territoriale che ti dà risorse e opportunità, anche lo scambio è certo. Va bene, devi sapere Stefano che il tuo testo è uno dei testi a scelta di esame, quindi c'è grande attenzione anche a questo motivo. Ti abbiamo anche deprivato dell'acqua, per una forma di tortura, diciamo, due ore. E vabbè, grazie mille, veramente grazie. Grazie. Allora noi scusate le dimissioni di servizio, domani viene Stefano Sanpaolo che mi ha chiesto la cortesia di essere qua alle 8 in punto. Io alle punto in punto sarò giù a offrirgli un caffè per dargli la possibilità di avere qualche minuto di ritardo, perché lui alle 9:30 deve andare in assessore.